Siamo nel ritiro del Sellero, Danilo Gennari, un gradito ritorno in quel di Sellero. Ripercorriamo un po' la tua carriera, la partenza, un po' gli anni migliori che forse sono stati quelli del Valle Camonica. Sì, beh, diciamo che la mia partenza è stata da Darfo, quando in interregionale, poi sono andato in Ditalia, ho giocato là, sono ritornato ancora in Valle, ho fatto Breno, Sellero, poi sono andato, come si può dire, anche all'estero, in Valtellina, ho fatto 4 stagioni là, poi sono ritornato ancora a Breno un anno, poi c'era stata una decisione di voler smettere. Ma poi la passione era talmente tanta che l'anno scorso ho voluto riprovare ancora e dopo fisicamente sto ancora bene e adesso sono qui ancora per rimettermi in gioco. Questa è una cosa importante appunto perché la tua carriera è stata un po' segnata un po' da qualche infortunio, soprattutto l'ultimo periodo a Breno. È importante sapere che tu adesso stai bene e soprattutto la voglia per la stagione che sta per arrivare è tanta. Sì, come dicevi te, quando sono arrivato a Breno rientravo da un'operazione a un ernia inguinale, che quell'anno lì ero a Val Camonica e ho fatto fatica a rientrare e l'anno di Breno anche lì ho faticato molto, difatti è stato lì che ho deciso che volevo smettere. Poi pian piano, visto che sono riuscito a recuperare ancora un pochino, ho deciso di continuare e oggi quest'anno mi è stata riproposta di riprovare qui e ho accettato, darò quello che riuscirò perché anche la mia carta d'identità ormai è quella che è, però come dicevo prima fisicamente sto bene, la voglia c'è ancora, finché c'è quella bisogna provare. La tua caratteristica appunto, sei il giocatore più anziano, che responsabilità è in uno spogliatoio che comunque vede tanti giovani? Ma guarda, la responsabilità è di trasmettere l'esperienza che si è fatta negli anni giocando. E dopo, guardando un po' come sono i giovani al giorno d'oggi, che si tirano indietro, dare quella carica in più da tenere duro. Ultima domanda. La stagione scorsa del Sellero è stata una stagione molto molto importante, peccato che il Villongo ha avuto una continuità troppo importante. Che stagione può essere questa del Sellero? Ma vista la stagione scorsa, sul terzo posto sono andati benissimo, quest'anno si spera di ripartire da quello e migliorarsi.